Benedetto. Bravo. Mamma, posso comprare un pallone nuovo? Perché l'ho lasciato in cantina e così non l'ho messo più in macchina. Ma certo, aspetta che prendo i soldi. Ecco, tieni. E poi dopo scuola lo compri. Grazie, mamma. Faccio un attimo colazione e poi vado. No, ti accompagno io. Eh no, dai, ormai sono grande, so badarmi stesso e poi non è così lontano. Certo, certo, ma è il primo giorno di scuola. Vabbè, ti accompagno fino a metà strada, ok? Ok. Ciao ragazzi, vai! Vai veloci ragazzi! Andiamo! Vai, 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 buongiorno bambini. Buongiorno. Allora bambini, lui è Pietro e viene da Napoli. Guagliù, è arrivato un figliolino d'angelo. Ma che c'è azzecca io d'angelo? Che dici? Basta! Da oggi Pietro sarà il vostro nuovo compagno di classe, va bene? Forza, io faccio un bel applauso per lui. Maestro, può sedersi vicino a me? Certo Pietro, siediti, assettiti. Oggi parliamo di un argomento molto interessante. Parliamo dello tsunami. Sapete che cos'è? Alza la mano, chi lo sa? Ah, bravo Pietro, mi fa piacere, dici, dici. È un maremoto provocato da un forte terremoto. Bravo Pietro, avete visto bambini quanto è bravo? Prendete esempio voi, eh? E chi mi sa dire dove è successo l'ultima volta? In Giappone. Bravo, bravo. E oltre o terremoto e o tsunami, cosa è successo? C'è stato anche un disastro nucleare. No. Gheddafi ha buttato la bomba atomica sul Giappone. Ma che dici? Basta, mi faccio tutti quanti. C'è un giudice. Fuori! Esci fuori! Va bene, usciti fuori tutti quanti. Andiamo, lo diciamo dopo, forza. Ciao mamma, sono tornato. Ciao. Mamma, posso usare un po' il tuo computer? Va bene, solo per 5 minuti però, eh? Ok. Ciao Pietro, allora raccontami tutto, com'è andata oggi? Hai fatto nuove amicizie? Sì, la scuola mi piace molto, ma l'accoglienza non è stata un granché. Perché? Beh, tre ragazzi mi hanno dato fastidio in classe. Mi hanno rubato anche la merenda. Ma è assurdo, l'hai detto a tua madre? No, ho paura di dirglielo.
Hai paura? Non devi avere paura. Tua madre è l'unica persona che ti può aiutare. Guarda, ha comprato anche il pallone. Certo, l'ha comprato per regalarlo a noi, vero? Dammelo, è mio! Dammelo, è mio! Era tuo, ora è nostro. Registra, registra tutto. No! All'uscita mi hanno seguito e mi hanno bucato il pallone che avevo appena comprato. Hanno filmato tutto col telefonino e l'hanno messo su YouTube. Ma non dovevi comprare il pallone? Sì, l'ho fatto, ma... Ma cosa? Non l'ho visto. Eccolo. Ma come? È questo il pallone nuovo? Vieni, che ti faccio vedere una cosa. Non ti preoccupare, aggiusto tutto io. Ma signore, ma cosa dite? Ma che volete che sia? Sono solo dei ragazzini, la merendina, un pallone. Ma su, non ne fate una tragedia. Quelli stavano solo giocando. Direttore, per voi è facile. Ma vedete, io mi preoccupo per mio figlio. Ha già subito un brutto trauma per la tragica scomparsa del padre. Sì, sì, lo so. Un altro militare morto in servizio. È per questo che avevo preferito trasferirmi qui, nel mio paese di origine. Pensavo che in un piccolo paesino poteste fare molte più amicizie. A Napoli non aveva molti amici e nel nostro quartiere non poteva neanche uscire da solo. Vediamo un po' c'è chi dobbiamo interrogare, eh? C'è qualcuno di buona volontà? Maestro, voglio essere interrogata io. Anch'io, maestro, l'ho imparata la poesia. Sì, sì, dopo, dopo. Adesso voglio interrogare prima quello là dietro, eh? Maestro, posso andare in bagno? E ti pareva! E io che credevo! Vabbè, vai, vai! Signore, io capisco la situazione, faremo sicuramente il possibile. Ma vi ripeto, sono solo dei ragazzini. Vi assicuro, non lo rifaranno più. Altrimenti prenderò dei seri provvedimenti. Va bene, la ringrazio e mi scusi per il disturbo. Si figura. Spia, sei una spia! Ti faremo pentire di aver detto tutto. Giusto, sei un mammone. Cosa volete da me? Che vi ho fatto? Thank you.
Danilo! Come ti permetti? Qui comando io, continua a registrare se non vuoi fare la stessa fine. Dai, entra senza fare storie. No, non voglio! No, mi fate male, ho paura, no! Se fai di nuovo la spia, ti rispedisca a Napoli in un pacco come questo. Figlio! Aiuto! Hai ripreso tutto? Sì. Adesso manda tutto su YouTube. Ragazzi, a me sembra che non si muova. Ve l'avevo detto che stavamo esagerando. E se fosse morto? Guarda, mamma! È questo il video che ti dicevo. Daniele è mio, era tuo, ora è nostro. Registra tutto! Un attimo, c'è un altro video. Non ho capito. Scusaci. Giovano, e beh, alziamo un po' la voce, forza. Scusa, siamo stati dei veri stupidi. Anna, la nostra amicizia mi ha salvato dalla rete del bullismo. Basta scappare, nascondersi. Ora sono libero. Non è la forza che rende bulli, ma la debolezza.